Ci abbia molta pazienza perché è duro di comprendere. Ricordate? Ah, l'hanno subito chiamato testa di legno. Ma egli disse: o schiatto o riesco. E si mise per morto a studiare, di giorno, di notte, a casa, a scuola, a passeggio, coi denti stretti e coi pugni chiusi, paziente come un bue e ostinato come un mulo. E così, a furia di pestare, non curando le canzonature e tirando calci ai disturbatori, è passato innanzi agli altri, quel testore. Ah, non capiva niente di aritmetica. Riempiva di spropositi le composizioni e non riusciva a tenere a mente nemmeno un periodo. E ora risolve i problemi, scrive corretto e canta la lezione come un artista. E si indovina la volontà di ferro che ha.